secondo che ce le sistemiamo un pochino meglio, più al centro. Vediamo, si sente anche in game. Un attimo. Allora, facciamo solamente che aumentiamo di poco poco l'audio in game, dai. Allora, direi che può andare bene così, perfetto. Signore e signore, non solo, ma buonasera e bentornati su MPStream. Anche questa sera con Crash Bandicoot 4, It's About Time. Quindi, la volta scorsa che è successo? Siamo andati avanti, siamo arrivati per l'appunto al mondo qua più orientaleggiante. Abbiamo fatto il primo livello, sì, il primo livello se non sbaglio qua, e abbiamo anche sofferto abbastanza per una cassa che non capivo dove cacchio fosse, ma in realtà poi ho trovato dove fosse. Mi sa che sono riuscito a trovarla off screen, infatti potete anche notare la gemma delle casse che è stata presa. Tra l'altro sto cambiando anche sorgente mentre parlo, giusto per accelerare un pochino le cose. E quindi direi che si può anche andare avanti. Allora, tra l'altro, piccolo cambio rispetto alle scorse puntate, anche se salto una singola cassa per disgrazia immane, comunque vado avanti, anche per l'appunto sempre un po' per un po' velocizzare, per non perdere troppo tempo su certi livelli e magari ripeterli, eccetera, eccetera. Però la mia speranza è riuscire a prendere tutte le casse in un livello, però è una speranza che in Crash 4, nel frattempo Crash si è attaccato il piede ad una gomma da masticare, che, ma vabbè, fa niente, anche l'ombra intermittente perché sì, però... La mia speranza molto vana è di riuscire a prendere tutte le casse quanto più spesso possibile. Però per l'appunto sarà molto vana, perché Crash 4 può essere molto, ma molto stronzo da questo punto di vista. Ma tanto stronzo. Allora, se non sbaglio, ho già fatto qua livello flashback, no? Sì, l'ho già, sì, ne ho fatti due. Quindi potremmo fare il livello di Tona. Sì, essenzialmente, anzi no, 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 un attimo. Sto rivedendo un secondo quello che si può fare, perché qua non l'ho fatto il livello di Tona, se non sbaglio. Ah no, non c'è il livello di Tona. Ok, ok, ok. Sì, perché per l'appunto in Crash 4 ci sono anche livelli dove giochi con altri personaggi, che sono per metà livelli nuovi di Zack, e per l'altra metà, per come sono strutturati, sono ripetizioni con qualche differenza di livelli vecchi con Crash Co. Vabbè, quindi andiamo con le pozioni folli. Perché so per leggere pozioni folli non lo so e non lo voglio neanche sapere. Sì, andiamo. E per l'appunto giochiamo con Tona qua. Allora un attimo, che intanto ci abbeveriamo per l'inizio della puntata. Avanti, avanti, avanti Tona. Eccoci. Che cacchio era quel coso là? Neonippon. Senza il Kaiju Tanuki. Ah, giusto, giusto, che qua torna una weeb. Così a caso, proprio, vabbè. Vabbè, abbasso anche un pochino il volume qua del secondo schermo, perché sennò poi c'è l'eco, l'eco in ritardo. Aspetta. No, perché un secondo, visto che non gioco da un po', da una settimana, in effetti, vabbè. Ah, ecco, sì, giustamente. Ok. Ma... Ok, perfetto. Ok, allora, una domanda, una curiosità in effetti. Quante casse sono? Ovviamente, ovviamente, mai poche, ovviamente. E dobbiamo ancora fare i livelli con Dingodal. Se non sbaglio ce n'è uno con 400 casse. Vabbè. Ok. Come ho fatto? Ho saltato. Allora, io non so perché non vorrei aver saltato, ma credo, spero di no. Però vabbè, a questo punto abbiamo avuto culo, sfruttiamolo. Però in effetti, aspetta. Ah! Così? All'inizio del livello, seriamente? Ok. Strano, rispetto ad altre volte è stato facile trovare la gemma nascosta, però ok. Ammazza. Continuiamo. Terminiamo qua. Ora che ci penso, avevo già visto questa parte del kawaii. Però
effetti sapevo della che è Weeb, però. Però diciamo che anche rivederla, nonostante me l'avessi già vista, anche rivederla, però. Tona! Oh, kawaii! Ma voglio anche immaginare la doppiatrice di Tona in qualsiasi lingua. Quando l'hanno detto, guarda, devi dire oh kawaii qua. Cosa avrà pensato? Cassa. No! Prima morte. Che cavolo. E questo non era kawaii. Vabbè, a questo punto facciamo. Prendi. Tona. Tona. Ok, bravo, bravo. Quindi andiamo qua. La cassa lì l'ho presa già prima, se non sbaglio, no? Giusto per rendermi conto. Ok. Vabbè, qui saltiamo sempre perché tanto in effetti è abbastanza lontano. Ok. Vabbè, in effetti, giustamente perché ho già provato comunque, anche se l'avevo già presa. No. No. Vai. Brava. Sì. Ok. Ah, meno male. Meno male, do grazie se almeno uno. Oh. No. Ma ero là. Ma ero là. Ma dai, ero là. Via. Levati. Aspetta. Ok. E tu. Poi. Ok. Non c'è altro qua, spero, ok? Picchi! Manco preso, manco l'ho preso. Ok. Ah, che non avevo... Ah! Ah no, è quello di dopo, se non lo credo. Perché non la può fare? Ah, vabbè, la avvicinando. Okay, sì, giusto, è quello di dopo. Giustamente. Con calma adesso. Vai, vai, vai. Oh. Perfetto. Allora un secondo. Infatti ho notato. Aspetta, c'è un'altra sopra perché non si sa mai qua. 3, 4, 5. E siamo a 17. Siamo a un decimo. Allora, aspetta. In alto niente? Sicuri? Ok. Ok. Poi qua. Allora, distinto sono andato qua, è distinto. Meno male che l'ho fatto, distinto. Giusto per curiosità, meno male, mannaggia, non l'avevo visto all'inizio. Aspetta, no. Giusto, devo andare poi dritto, giusto. Ok. No, vuoi dire... Tona, dritto. Ok, brava Tona. No, aspetta un attimo. Perché poi di qua... Aio! Grande aio! Ma che cazzo? Ma c'è proprio un attimo! Ma fammi andare! Okay. Adesso... No, ho sbagliato. No, meno male. Ok, 3, 4, 5. Non ho capito. L'effetto ricochet è andato contro il TNT? Credo. Non capisco altrimenti come. Errori del cacchio, errori del cacchio. Nulla, via. Con calma. Vai. E due. Ok. Yeah. Sì. Sì. Ce la facciamo senza morire. Meno male. In effetti qua. Ah, aspetta, non abbiamo. Possiamo utilizzare il rampino qua. Qui. Oh, no!
Perché tante complicanze qui tra tutti i posti? Ok. Dai. No, per poco. Via tu. Via anche tu. Ok. 9. 21. Bravi, così. Sì. Sì. No. Perché non ti attacchi? Allora, c'è un problema qua che non si attacca. Abbiamo anche la Kuaku della pietà, ma c'è un problema. In effetti, in questo livello, da quello che ho notato, non riesce ad attaccarsi. Come? Come ho fatto? Non ho capito. E ho perso anche la cassa sopra. Ho perso la cassa sopra. Quindi, in effetti, a morire. Questi me li concedo. Però. Come ho fatto? Non ho capito, era andato giù. Come ho fatto il doppio salto là? Vabbè. Basta. Cose molto strane in questo livello. Molto strane. Ok, andiamo. Con calma, con calma. Via tu. Via anche tu. 19. Sì, 21. 25. Sì. 8. I. Ah, ce la fa. Oh, ti sei attaccata. Brava tona, brava tona. Oh. Ecco, questo è il punto in cui i due livelli si fondono, diciamo, perché. Ecco, appunto, diciamo che è qui che Tona ha alterato il corso temporale del livello. E questo è l'intervento che abbia. Vabbè, ciao Embryo. No, però scusate, è durato un cazzo essenzialmente il momento con Tona. Cioè, non è durato niente. Tra l'altro adesso... No, devo... Ecco, appunto, meno male. Però non è durato niente il momento con Tona, ma... Niente... No, sono... Pensavo un po' di più, tipo metà livello almeno. No, è veramente pochissimo qua. E qui c'è tanto riciclo adesso. No, veramente... Immagino che nei altri livelli poi non sia sempre così, è normale. Però dico, molto poco. La parte di livello con Tom era veramente molto breve. E il resto è tutto un remix di un altro livello. Ok. Aspetta. No? Non ci sono altre casse qua? Siamo sicuri? Perché con voi non si sa mai. Ecco, a tal proposito... Tu vai via, bravo. Ok. Saliamo. Qui non c'è niente. No, non c'è niente neanche qua, spero, ok. Ok, andiamo a 52. È andato anche lui. Vai via anche tu. Tutti quanti via. Perfetto. Allora vediamo. No, meno male. No, aspetta, no, perché? Ecco, punto. Non è che c'è una casa dietro questo lume, no? No, no, meno male. Sembra di no. Oh signore, no, dicevo più che altro che è remix più complicato. Mi ricordo un po' di Wall questo. Allora, devo sempre apprezzato la tua dedizione e pazienza. Non sai come questi dipinti che si chiedono di collaborare per questo. Ah, è certo, Embryo, un semplice test letale, come dici tu. No, sicuro, sicuro, sicuro. Oh, stica. Yep. Per poco non cadeva giù. Oh, ho rischiato qua. Vediamo. Dovrebbero diventare 67, quindi. No! Accidenti! Vai. Aio la mano. Perché?
Perché? Con quale criterio? Tu vai via, Embrio, anche se non parli. Ma io 62. Scemo io, perché pensavo di poter fare un altro salto là, ma no, ma no, ma no, ma no. Ecco, così. Bravo. Oh. 67, diventa 67, ti prego. Bravi. Buono. Noia. Il checkpoint è qua lontanuccio, eh. Mi sa che è all'altra parte là. Ah, bene. Devo rifare di nuovo questa parte. Oh, ho provato a fare qualcosa di particolare, però ho pagato. Sì. Ok. Sì. Bordo bordo. Qui mi sono anche dimenticato di utilizzarlo, però meno male. Ok, 63. Diventeranno 67. Ah, ok, sì, ho fatto giusto. 75. Ok. Checkpoint della pietà, ma me ne frego. Buono, buono. Oh. Ui. Ui. Sì. Sì. Ma basta con questa frittata e queste uova. Allora, vediamo un attimo. C'è qualcosa qui? Spero di no. Spero di no, perché... Ok, abbiamo una farfalla. Niente. Ah, tra l'altro... Allora, un attimo. Ok, va bene. Il livello bonus nella stessa posizione è uguale, identica, precisa. Però come sarà cambiato il livello bonus allora? Vedo già delle differenze. Vedo già delle differenze. Bene. Dovrebbe andare bene. Ah. Oh. Meno male. Okay. Si va per via. Però vorrei capire in effetti poi. Aspetta un secondo, ma c'è qualcos'altro qua? Sì, 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 giusto, giusto. Vorrei capire in effetti che ho sbagliato, forse. No, mi sa che devo fare. Ok. E poi da qui. Sì. Oh. Sì. Avanti, avanti, avanti. No, eh. No. Meno male. Quante ne mancano? 46. Ah, giusto, perché? Perché hanno dimenticato questo caso? Vabbè. Vabbè. Ok. Ciao. Ah, giusto, che qua cuoco non ti salva dalle casse nitro o dalle casse TNT. Non so il perché. Era una cosa base degli altri giochi, qua non ti salva. Non ho capito il perché. Vabbè, scocciatoie anche qui, ma non ci, ma ci frega poco in questo momento. Ecco, tra l'altro, già perso subito qua, proprio niente, manco un premio di invincibilità. Ok.
Poi. Vai. Madonna. Qui rischiamo. No! Qui ho rischiato tanto. Ok. Ah, la festa qua, la festa. Ok. La facciamo. Ok, temevo di non riuscire a fare. Oh. Ditemi che erano 10 le casse dietro, vi prego. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma quattro dove cacchio stavano? Dove cacchio stavano? Dove cacchio stavano altre quattro? E poi vedrò in privato. In privato. Perché qua, mamma mia. Comunque, ripeto, mi aspettavo una parte più lunga per Tona. E adesso facciamo anche con Coco. Coco! Oh, indeed! No, no, come con calma? Aspetta. No, 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 vogliamo qua le cose belle subito. Che con calma, scusa. Mi domando quale fosse il nome inglese del livello a questo punto. Allora, vediamo un pochino come sto anche. Mi sto vedendo nella pausa qua del caricamento. Ma sono storto, scusate. Mi sa che devo un attimino aggiustare qua. Vabbè. Allora. Solo 139. Ah, strano, livello con poche casse. Vediamo un attimo. No, no, sto bene in realtà, dai. Ok, vediamo dietro. Niente. Siamo sicuri? Ok. Con la testa, iniziando con la testa, va bene. Vai! Ok. Guardaci, ecco mi arrivo. Ma che diavolo? Cioè, prima morte così, no. Proprio banale. Allora, vediamo. 6-7 per... Allora, Embryo, che stavi dicendo, scusa? In effetti questo non l'ho ancora utilizzato. Da quando? No, 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 no. Se basta l'occhio. Vabbè, che sto facendo io in questo momento? Vabbè, 2, 3, 4, 5. Ok. Siamo io. È una cavolata, potrei anche... Ecco. Mi sono perso il discorso di invio, tra l'altro. Sì, niente. Allora. Adesso. Miau. Scusami. Chiami livello, fa con calma e poi hai punti, i ponti che comunque cadono. Ma zitto tu. Come il corpo non ha dato per saltare, che... Ok. Altra? No, meno male. Ok. Buono. Aspetta un secondo. Allora. Sì. Oh, mamma. Ah, sì, 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 sì. Subito, su... No! No, cavolo. Aspetta, forse ho capito. Ah, no, 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 è proprio il livello, la parte lì che non puoi fare con la maschera. Ok. Ok. Per un niente qua, mi sa che sono arrivato al bordo preciso. C'è qualcosa qui? No, non ti fa neanche andare di là. Beh, un po' sollievo. Oh. Allora, vediamo, aspetta. Allora, io volevo vedere qua perché non si sa mai, purtroppo, in Crash 4. Ok. Andiamo.
Oh, bene. C'è altro? Non c'è altro, spero, credo, suppongo. Ma tanto comunque ne mancherò due o tre, quindi. Come prima, pensavo delle prese tutte quante. Invece, allora, un attimo, la prospettiva qua mi sta. Ok. Vai, vai. 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 Allora, un secondo qua. Sì. Ora, con calma esaminiamo. Sì. Vai. C'è qualcos'altro magari qua? Tanto abbiamo preso già il checkpoint, quindi. Ok. Magari aspettiamo che vada un po' giù, sì. Oh. Ma buonasera. Vieni. Oh. A posto. Qualcos'altro qua? Niente, andiamo. Oh mamma, in due? Uno. Ma io avevo schiacciato il pulsante. Ma io avevo schiacciato il pulsante per attivare la. Vabbè. Vai! Itta! 56. Va bene. Poi ancora qua. Uno. E stavolta. Ok. Vediamo perché mi fa andare qua. Quindi non è che. Allora, qua niente. Però io non vorrei che da questa parte. Ma scusa, allora che serve? Perché me lo metti? Ormai mi sono. Oh! Ah, giusto, non posso prenderla perché ovviamente sono già morto 50.000 volte. Aspetta. Non succede niente qua? Niente? Sicuri? C'è qualcosa qui? No, non pare esserci niente. Andiamo avanti. Ok. Attendiamo. Ok. Oh, io. Attendiamo. Non è che c'è qualcosa da quella parte. Vabbè, fa niente, fa niente. E no, no, non così. Così sì. 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 Ok, siamo sicuri che non ci sia altro qua sopra, no? Sì. Poi vediamo. Altro sotto, no? Temevo in realtà. Aspetta, là che c'è? C'è qualcosa là oppure la mia immaginazione? L'ho visto venirmi addosso. Oh, povero embrio. Consolati con la Bibbia che hai, tra l'altro, scritto tu. Vai. Perché non so se lo sapete, ma embrio ha scritto la Bibbia. È canone, eh? È canone in Crash. Aspetta, quale? Quello con i mutanti. Città. Vabbè, vabbè. In uno dei due di quelli là della generazione PS3, Xbox 360 Wii. Embrio ha scritto la Bibbia. È canone, eh? Ripeto. Allora, qui ho avuto una percezione molto sminchiata della prospettiva. Perché pensavo di raggiungere la corda, ma no! Non l'avevo proprio toccata, ma neanche lontanamente. E quindi... No. E... Quindi abbiamo 79... Corda, la prendiamo. No, mi ero completamente confuso. Pensavo che fosse vicino, invece era lontano. Ecco che è successo. Poi checkpoint, ma anche livello bonus. Oh, livello bonus con la maschera.
Ah, ecco perché. Oh. Oh. No. Che è successo? Ah, sì, mi sa che è stato il drago a respingermi, sì. Sì, è il drago, mi sono appena rivisto, era il drago. Ok. Usciamo stavolta. Sì. Oh, che poco. Io 20. Ah, quale manca allora? Scusate. No. Ok. Ah, là. Oh. Cavolo. Grande cavolo. Grandissimo cavolo! Cavolo fiore! Cavolo di Bruxelles! Ok. 2, 4, 5. Quindi là sopra. Sì. Perché andare là sopra quando puoi andare direttamente contro l'itro? Se uno vuole avere una fine esplosiva, basta andare sulle casse di nitro direttamente, no? Sì. Sì. Ah no, aspetta. 3, 4. Niente casse di nitro questa volta, però. Ma in effetti come arrivo? Perché devo aspetta, forse ho capito. Non è che devo utilizzare lo slancio, no, sarebbe un po' troppo. No, è troppo. Però magari lo slancio devo utilizzare il salto della TNT, mi sa. No, non ci riesco da là. E da dove cacchio faccio allora, scusate? Devo... Come? Come arrivo là? A meno che non possa andare da là sopra. Magari da là sopra posso. No, è... Ok. Oi! Madonna. Perché Crash e Coco non hanno il wall jump come Mario? Oh. Perché non posso farlo dalla sopra? No, non posso proprio. Alla fatto! Aspetta, che ho fatto? Ah, perché ho fatto... No, ho fatto uno zompo di quelli... Sì, in contemporanea. No... No vabbè, in realtà... Non lo so, devo capire. Ok. Ok, sì, in effetti, quando lo faccio in contemporanea... Ma bello dritto, belli dritti contro le casse nitro. No, proprio bello il salto fatto apposta. Uno. Sì. No. Ehi, non di molto in realtà, non di molto. Presa. Così, sì, va bene. Ah. Calma adesso. No. Non così. Uh.
Sì. Ok. Sì. Tanto comunque sia, ormai ho capito che non riuscirò comunque a prendere tutte le casse, quindi tutto questo sforzo sarà stato inutile. Inutile, inutile, inutile. Poi. Sì. Tu sparisci. Su. Perché non sparisce? Ok. Aspetta. No. Ma non è. Non mi direte che c'è una cassa da qualche parte? Spero. Allora, Activision, Blizzard, Toys for Bob, Vicarious Visions, no, che c'è da Vicarious qua? Non so chi sia stato il responsabile, ma io posso capire. Cioè, no, sì, io ad esempio nel primo Crash c'erano i livelli nei templi con le parti un po' nascoste, però magari in effetti le casse si vedevano. Tipo, che ne so, all'inizio credo di Sunset Vista, se non sbaglio, che c'era il momento della cassa iniziale, che tu vedevi almeno un po' di casse, anche se magari poi l'altra parte era nascosta, però un pochino le vedevi. Anzi no, facciamo, anzi no, diciamo meglio così, erano spazi comunque ristretti, quindi uno non è che dovesse immaginare chissà dove potessero essere delle cose. Ma qua, una gemma nascosta in un punto che si estende in lungo e in alto, ma soprattutto in alto. Un povero Cristo! Come stracavolo devi immaginare che la gemma nascosta? Ok, nascosta, sì, ma almeno un minimo farla vedere. Un segnale tipo, che ne so, non mi volete mica dire che il fatto che questa decorazione quasi allunga verso l'alto è il segnale che la cassa è, che la cassa, sì, che la gemma è là, in alto. Ma stiamo scherzando? Un povero Cristo, come cacchio deve fare? Io a caso, perché ho pensato, vabbè, c'è un corridoio qua, delle mele, o meglio, in effetti ci sono le mele, quindi uno potrebbe anche immaginare che c'è qualcosa, ma più che altro delle casse, ma almeno un tipo, che ne so, guarda. E allora, aspetta, le casse, ci sono anche le casse, madonna santa, il disastro qua. Cioè, ma quindi, in effetti, ok, tu hai questa parte qui, hai delle mele che ti indicano che qua c'è qualcosa. E va bene, posso capirlo. Ma non sai che cacchio ci possa essere. Non sai le, almeno, meglio delle casse immagini che ci possono essere. Ma la gemma che è in alto non è magari tipo in fondo, potevo capire più in fondo qua, che arrivi in fondo, non c'è nient'altro, e magari prendi la gemma per puro caso. Ma la gemma è in alto! La gemma in alto, non puoi capirlo, perché non c'è un indicatore qua in alto. Come fai? In questo punto ritorno indietro, avanti indietro, perché magari, cioè, che ne so, una cassa qua, una cassa tipo qua, in corrispondenza dell'ampione, della luce qua, perché non si sa mai. Tanto abbiamo comunque anche la maschera che ci permette di farlo. Ma no. No, io là non ci torno. Io in questo livello, è un livello maledetto, non ci torno qua. No. Io devo prendere tutte le casse adesso, cioè. Tanto lo so che una l'avrò mancata. Tanto, ci manca soltanto quello, di aver mancato una singola casa. Tanto lo so che accade. Avanti, ok. Ah, tra l'altro, pure, bravo. Meno male che il checkpoint era qua, meno male, perché io da quella parte non ci voglio più tornare, ma mai nella vita. Minchia Coco, i tetti ti fanno morire? Scusami, eh. Allora, tra l'altro da notare che c'è la... Allora, almeno là si vede la cassa. Almeno mi rendo conto che là c'è una cassa. Perché la vedo. È in alto, ma la posso vedere. Ma no!
Ma più che non è tanto la... le casse, la gemma lì. Comunque, ripeto. Ok. Aspetta. Vieni qua. Sparisci. Bravo. Ok. C'è qualcos'altro qua? Tipo, che ne so, delle casse, un'altra gemma. No, 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 sei bloccato. Ne mancano 9. Aspetta. Tu passa. Abbiamo un checkpoint qua perché? Con 5 casse che rimancano. Il checkpoint della pietà, forse. Allora. Via. Ne mancano 3. Oh. Le ultime 3. Le ho prese tutte. 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 Tutte qua. Sparisci. Tutte. Aspetta, no. No, scusa un secondo. No, aspetta. Non ho capito. Ah, ho capito forse in realtà. Mi sa che ho preso... tutte le casse, anche quelle che... Nitro, forse? Come l'ho prese? Ah, aspetta! Non mi direte che quelle là dietro erano casse ni... No, non può essere, perché vuol dire che addirittura tu puoi anche andare a morire là! Ma aspetta, che poi ne ho presa anche un'altra, no, forse erano 3 più... Non lo so, non lo voglio sapere! L'ho fatto, ho preso la gemma, non voglio più saperne niente. Ho preso anche la gemma nascosta, così per culo, ma non voglio più saperne niente. Fa con calma sta fava! Andiamo. Scusate, però... però, scusate, ma... sono cose un po' strane queste. Andiamo avanti. Sbilanciamento. Mi sento molto sbilanciato in questo momento. Oh, un altro nastro qua. Benissimo. Mi sono in un po' d'acqua, però, perché mi sono... vedo anche dalla camera, sono un pochino sbilanciato. Oh. Ah, stiracchiamoci. Ah, attenzione perché noto... Mi sa che qui c'è un'altra maschera forse. Perché in effetti ho notato delle frecce lì. Se non sbaglio, l'altra maschera è quella che ti permette di andare su muri. Zitto tu! Sono arrabbiato. Chi è 187? Non puoi andare anche di qua? No? No, nada? No, perché non si sa mai qua. A maggior ragione dopo l'ultimo livello non si sa mai. Ok. Normale. 9. 10. Ah, no, non... Oh! Ah, io pensavo che servi... No, vabbè, serve anche la... Ah, no, forse quella maschera è soltanto per la gravità. Ah, ok, ok. Quindi invece per corsa sui muri... Oh, senza maschera. Oh, buono. Oh, sto scivolando. Posso tornare anche indietro? No. Vabbè, sapete che c'è? Allora, questo me lo concedo. Tanto ricominciamo il livello da qua. Me lo concedo per il nastro. Almeno non da lì. Almeno non da là. In effetti comunque mi rendo conto che ho fatto 2 livelli in 44 minuti e questo per le casse comunque. Vabbè, non soltanto per le casse però, perché in effetti comunque i livelli di Crash 4 sembrano essere abbastanza lunghetti. Il discorso casse c'è. Se uno vuole fare come me, provare a prendere le casse la prima volta che fa il livello, il pazzo. Zitto tu! Ci sta anche. Però è anche per morti, vabbè, alcuni evitabili, altri un po' meno. 8. Ok. Sì. Quindi qua è... Salta, ok. Ok, no, salta, basta. 13. Mi fa ridere il fatto che Crash proprio stia per cadere alla fine. Mi fa ridere, oddio, si sente da...
cioè mi fa veramente morire, si sente dalle scarpe, dalla gomma delle scarpe. Guarda Embryo, se tu ci credi, ci voglio credere anch'io. Anzi no, perché il nemico formidabile dovrei essere io, mi sa. Perché sono storto? Dovrebbe andare meglio così, un secondo che mi controllo. Anzi, intanto vediamo anche questo. Andiamo. Allora, vuoi andare tu che sei in ritardo? È perché c'è un po' di ritardo tra me che gioco e la diretta. Vabbè, basta così. No! Vabbè, lasciamo stare il nastro, va, ho capito. È perché, purtroppo, scemo io. Ecco, appunto. Ah, bene. Bene. Olè. Aspetta, perché ci sono... Ok, c'è altro? Mi pare di no. Perché c'è... Vediamo... No, non c'è altro. No, non è via. Bravi. Ok, nient'altro qua neanche, andiamo. Santo checkpoint, aspetta. Meno male che sono tornato indietro. Meno male, me lo senti. Meno male, proprio l'istinto ormai. Diciamo. Meno male, guarda. Meno male. Quindi, niente. Oh. Buono. Vediamo un secondo qua. C'è altro? C'è altro qui sotto magari? Perché quella casa al contrario là al bordo là? Perché? Arredatori? Edilizia? Perché abbiamo le case al contrario qua? Ma stavano anche prima e non me ne rendevo conto? Non abbiamo altro qua, spero, credo. E c'è anche la maschera in arrivo. Oh, sì. Ah bene, abbiamo anche i raggi là. Aspetta però, magari fare direct. Sì, ma a che costo? Povero Akuaku. Il tempismo qua. Ma come fai qua che non vedi? Tra l'altro il nastro è qua. Aspetta, no. Perché non vorrei aver mancato qualcosa, perché non... Vabbè, non voglio ripetermi per la medesima volta. Sì. Ok. Siamo già a 58, ce n'è qualcuna magari qua sopra? No. Ma da che è Embryo, scusa? Quale ricompensa, Embryo? Vabbè. Tu torna a scrivere la Bibbia, va? Poi. Ok. Oh, livello bonus, vuol dire anche checkpoint. Pesci volanti. Anche se spirito, pesci volanti. Siamo molto sull'esoterico qua, eh. Vabbè che c'erano già i dragoni da prima, però qui stiamo andando un pochino oltre. Mi piace proprio su un'estetica di livelli in questo mondo. 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma quanti sono 27? Però sono delle 27 di un certo tipo, da quello che vedo. Come ha fatto là?
Oh! Cioè, è così per forza di cose, però ho sbagliato il tempismo. Vabbè, facciamo le cose più in fretta stavolta. Non troppo, perché qua se vado di panciata ovviamente muoio. Ta-da, ta-da, ta-da. Come fai? Come si fa qua? Perché c'è il tetto sopra. Devo saltare al... cioè, devo vedere meglio in effetti. Perché ci sarà un salto che è ben calibrato, mi permette di farlo. Però 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ehi, per poco non cadevo. No, 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 no. Tutto ma cadere dalla piattaforma del bonus? No, grazie. Ok. Sì. Oh. Aspetta, da là sopra, ho capito. Imbecille io. Ce la faccia. Non vai? Ma speravo, perché vedevo il barco. Sì. Ok. Ecco la calibrazione del salto giusta. 27 su 27, a posto. Se va? Bentornata maschera. Aspetta, no, non si può andare da quella parte. No? Ah, Meno male. Non è che c'è qualcosa da essere sopra, spero. Io ho un po'. Tanto ripartiamo da là. Tanto ripartiamo da ciò. Cioè, volevo dire dalla piattaforma bomba. Ok, non c'è. Devo anche lasciare la mascherazione, no? Vabbè. Ok. Perché sono tornato indietro là? Per quale motivo? Per quale scopo? No. Oh, bella qui, ben fatto. Ok. Meno male. Ok, c'è altro qua? No. Aspetta. Perché l'ho fatto? Perché ho visto delle casse, volevo prenderle. Ma non ho visto il colore. Daltonico. Olè. No! No, 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 tu. Aspetta qua. Sì. Aspetta. Come devo fare là allora? Perché le ho viste? Le ho viste come? Tu intanto vai. Come te ne vai tu? Che diavolo? Ok. Ah. Beh, riusciamo a fare... No? Aspetta, era un pochino più in qua, mi sa? No? Che ha fatto qua perché l'ha fatto... Ah, ecco.
Aspetta un attimo. Cioè, se tengo premuto fa continuamente. Ma che bello. Basta, ma. No, per poco. No. Sì. Ok. Quindi 101, la carica. Oh no. C'è altro qua? Allora, intanto prendo il checkpoint prima perché non si sa mai. No, perché non mi ero accorto che mi avesse tolto la maschera. Stavo per utilizzarla senza poterlo fare. Comunque, sì, confermo il molto esoterico qua. Ormai siamo proprio nel mondo degli spiriti, ma pieno pieno. Bella progressione, ripeto. Quindi qua non ci sono altre case se non nitro. Andiamo avanti. Abbiamo di nuovo qua la progressione sul muro, quindi... lì. Va bene, giustamente ponte sottile che si spacca. In tempo. Vai. 2, 3, 4, 5. Oh, perché? Vai! Non così però, Crash! Un po' più verso la tua sinistra, se sai cos'è la sinistra. Cioè, o meglio, un po' più verso il bordo della piattaforma lì che ti fa andare sul muro. Non proprio prima. Vabbè. Vai. Non vai però così. Qui. Frame rate. Ok. Andiamo senza però magari perdere qua. Ok. No, perché temevo di andare proprio verso la fiamma qua. Vai. 2, 3. Ah, c'era quindi un'altra casa. Ah, ecco perché. Solo che mando sempre il nemico a ricochet verso la cassa e quindi non la vedo mai. Vai. Non troppo indietro, perfetto. Ok, Crash, questa volta verso la piattaforma, mi raccomando. Sì, avanti, bravo, così. Bello. Oh, ma bentornato! Da quanto tempo? Da quanto tempo con le fasi? No! Figuriamoci quale fase cosa fa. Ok. Già iniziamo. Ah, oh. Qua mi diverto ma soffro anche. Non così esattamente però, perché in effetti prima sono riuscito a saltare da sotto. Sì. Quindi 120. 125. A posto. Ho fatto riaprire la piattaforma mentre Crash stava cadendo, quindi è stato schiacciato, ucciso dalla piattaforma stessa. 2, 3, 4, 5. Sì. Aspetta. Oh, tempismo. Oh.
ha provato a scalare Crash qua, ci ha provato però. Bella sfida qui. Vabbè, facciamo subito qua. Sì, adesso. Quando arriva? Brava che arrivi. Brava, brava, brava. Brava, bravissima con la piattaforma. Brava. Vai. Ok. E va bene, torniamo indietro. Penso a fare la prova a tempo. Penso a fare quella. Qua. Ah, giusto, perché è una cosa all'altra. No, ma giustamente. Ma ciao, Waku Waku della pietà. Ma ciao anche a te. Beh, quindi ci avete perso qua. Ok. Con calma qua, con molta, molta, molta calma. Sì. Però poi che succede qua, No! Qua? No, scusate un secondo. Qua io non ho l'altra maschera, quindi devo fare la panciata. E poi durante la panciata... No, scusate. Durante la panciata? Wow! Sì, è un... La contata, la contata. Sì. No, ho sbagliato comunque il tempismo della pancia. No! Aspetta! Cosa stavo per fare? Ah, in effetti giusto, perché tu puoi anche attraversare la cassa con la fase, quindi anche quella era forzata. Oh, ok. Non è necessario fare la panciata durante il cambio di fase. Vai! Vai! Sì. Aspetta che motti fre... No! No! E poi qua sono andato un po' di fantasia con i cambi di fase. Ma va bene. Ma... Ok. Riusciamo. Giusto il tempo. Ma in effetti poi comunque sì, anche se sono fuori fase, per le casse nitro vengono contate... Stavo cercando di dire prima di morire in maniera così fatta. Che in effetti quando tu tocchi la cassa metallica col punto esclamativo che fa esplodere la nitro, anche quelle fuori fase esplodono. Quindi non vorrei che fosse la stessa. Magari la stessa cosa anche con le TNT. Vediamo. Ah, ok. Anche se sono fuori fase, vabbè. E io che mi preoccupavo. Sì. Sì. Adesso dai che ce la facciamo. No. Oh, beh. Oh, vabbè, abbiamo fatto con la panciata alla fin fine. No. Cosa ho fatto? Perché mi sminchio? Perché mi sminchio? Qua è difficile, è molto intrigante, ma anche molto complesso. Perché stiamo andando... Cioè, sono andato a caso alla fin fine. Alla parte finale sono andato un pochino a caso. Molto a caso, anzi. Che pochino. Ok. No. No. Vabbè. Tra l'altro, mi sa che questo è il livello nel quale sono morto tutti finora. Sapete, se... Me ne sono accorto. Vai. Vai.
sai. Sì. 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 Ok. Con molta calma qua. Tanto abbiamo il tempo. Con molta calma e molto tempismo. No! Oltre al danno, la beffa, perché ho fatto troppo prima. Troppo prima. Ho spassato la cassa. Vai. Ok. Sì. No. Ok. Sì. Adesso però con cerchiamo di fare le cose come si deve. Ok. Ok, ce la famo, c'è qualcos'altro qua. Checkpoint, santo, checkpoint. Intende fine del livello, ma spero. Oh mamma, oh mamma. Bene, meno male. Avanti, Crash, non cadere. Ah, entrambe, è una festa oggi. Poi. Ah! La prima volta dell'invincibilità! Da quanto tempo? 2 anni! Usciamo! No! Era là, era là! Vai! Poi, vediamo, c'è qualcos'altro, in effetti adesso me ne rendo un po' conto meglio, no? Non abbiamo altro. Sì. No. Vabbè. Tanto. Se puoi non prendere co... No, diamine! Cioè. Sì, perché mica sono scemo che lo sbatto per terra il controller, scusatemi. Un po' di sicurezza, però ripeto, diamine, ero là! Ero là! È colpa mia, tra l'altro, no, del gioco, perché ho interrotto troppo presto con la pirouette in aria. Vai. Vai, Crash, vai, sul muro, sul muro, sul muro, ancora una volta. Ce l'ha... per poco, in effetti, di nuovo. Con calma. Non ho perso qua, come qua, l'ho perso qua. Non fare... Adesso, quando scommettiamo che comunque ho mancato un bel po' di cassa, mi sa? 5, ovviamente. In realtà temevo anche di più. Peccato, non... ero riuscito. Tra l'altro non ho neanche trovato la gemma nascosta qui. Dove cacchio starà mai la gemma nascosta qua? Beh, abbiamo visto prima che era letteralmente nascosta, che non potevi mai vederla mai nella vita, solo con un colpo di culo. Ah, ciao Embryo! Ma buonasera! Finalmente ci incontriamo dopo tutti i messaggi del cavolo che ci ha lasciato. E sarà Coco a distruggerti. Guai in vista! Sì, per Embryo. Eccolo. Almeno niente casse. Almeno qua non ci sono casse.
Ormai me ne sono di notte a questo punto, perché diamine. Ma ciao embrio. Oh, entrambi giustamente. Ma bene, siete arrivati. Ecco il vostro premio. Cioè, te mostro. Vabbè, la boss fight. Aspetta mentre trovo questo. No, 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 io non aspetto. Non muoverti. Ma se... Addio, perché non ho pensato... Vabbè. Facciamo io. Per la scienza. Per la scienza. Ah, ma tu guarda. Reference. Questo è letale. Quindi vuol dire che ti trasforma poi, perché ovviamente per forza di cose. Volatemi ai fantocci, c'è anche un sciocchezze. No, meno male. Buon viaggio. Oh! Ah, aia, le fasi già, le fasi già. Ah, i livelli con i filtri già qua. Mi sa che vengono prodotti qui allora. Uno, due, tre. Perché? Perché nessuno mi prende sul serio? Dai, embrio, tutto in un sorso. Vai, vai. Eccola, bentornato. Non ha una texture che sia una, però, Non ne ha manco una. In testa. Ai. Ah, tra l'altro. Ah, vabbè, c'è anche. Ah, meno male che c'è comunque anche. Il checkpoint qua. Mi ricordo che in quello originale non c'era nel primo flash. Comunque, oh, di un liscio qua. Vai. Vai, vai, giù, vai giù. Di un liscio embrio così, ma di un liscio veramente forte. E non ha una texture. Che succede? Oh. Meno male. Troppo girotondo, troppo girotondo. Perché sono veramente al lato qua? Vivere al limite. Ma buonasera. Vai. Al limite anche tu. Anzi, oltre. Aio, però che bel. Che bel elbow drop comunque, embrio. Sì. Minghia, in un colpo solo, non pensavo. Ben direzionato. Sera. Usciamo questa volta. Poi. No. Ma perché facendo i giri io cado? Perché non mi so regolare? Dai, non è difficile questa. Sì. Un altro. Perché mi tolgo? Perché temo di cadere o roba di questo tipo? Perché tolgo la piruetta, però? Vabbè, qua proprio sono andato diretto. Ok. Sì. Meno male. Embrio? Ma bravo. Allora, questa volta non cadiamo, magari, Sarebbe una tattica molto utile da utilizzare. Ma magari anche a non farsi prendere da quei cosi là. Potrebbe servire anche quello. Ma è una mia impressione. Magari mi sbaglio. Veramente al limite qua. Salve. Buonasera. Ma perché sono tutto verso il lato? Allora, mi sa che per domani mi ricentro un po' meglio. Prima della diretta. Che cavolo! Vabbè, in effetti posso sfruttare in effetti anche qua. E perché ho paura di cadere. Basta cadere. Basta avere paura di cadere. Ok, poi qua. Sì. Adesso cerchiamo di utilizzare per appunto questo, magari senza cadere un po' di più, perché sennò qua è sempre lo stesso. Vogliamo, sì. Aspetti, perché non l'ho fatto prima? Scemo i... Oh, oh.
Vai. No! Pensavo che cadesse, pensavo che fosse caduto, mannaggia. In effetti, utilizzare in quel modo il, la maschera, ho detto povera. Ciao Mario. Oi. Perché? Ogni volta. Basta, dobbiamo mettere me. Madonna, veramente al limite qua, veramente al bordo. Eia. Ok, qua al bordo proprio. Basta. Oh. Arrivi! Bravo! Sì. Sì. Ok, 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 ok. Ultima attacca, non facciamo... Oh! Ah! Oh no! Per un niente. Allora, ok. Ok, manca poco. Andato. Ho impiegato molto più tempo di quello che avrei dovuto impiegare. Aspetta. Gli si è rotta una... Niente? Non è che cambia un'altra volta, no? Aspetta. Ah, bene! La furia di Liana? Aspetta, quindi c'è un'altra parte della pop. Cosa? Scusa, hai fatto un uovo. Embrio! Embrio, l'uovo! Embrio, l'uovo! Cosa prendi, Crash? Andiamocene da qui. L'uovo! Uovo? Crash si è innamorato dell'uovo di Embrio. Un uovo che tra l'altro emette anche elettricità, perché sì. Va bene. Tra l'altro ha preso proprio, ha fatto proprio. Bene, Embrio se ne vola via. No, rimane. No, se ne vola via, ok. Cos'è che ha lasciato? Ah, ok, giusto. La modalità invertita, sì. Ok, vabbè. Ma adesso no, ma proprio no. E invece di andare avanti, di provare. Oh, questo nuovo mondo. Con la nuova maschera anche, che raggiungeremo. Oh, c'è anche Dingo. È da qui che si sblocca Dingo. Skin per Crash il classico. Ok, fammela vedere questa, va. Questo magari lo utilizziamo un po'. No, non lo so, ballerina. Ah, vabbè, per Crash. Dov'è che sta? Eccolo qua. Ah, i vecchi tempi. Non era esattamente, però. I vecchi tempi. Perché il livello si chiama anticonformista? Vabbè, il pantano delle zanzare qualche giorno fa. Ok. In effetti devo anche leggere qua. Vabbè, 1402, vabbè. Quindi, qua veramente di poco tempo. Andiamo avanti. Sì. Vai. No, vabbè, che tanto non posso comunque sbloccare ancora, però. Vai. Non ho più acqua. Anzi, c'è un goccio qua e me lo finisco tutto. Prima di fare l'anticonformista. Ma perché anticonformista? Che nome è per un livello? Anticonformista, ma che non... Ma perché? Adesso voglio vedere che c'è di anticonformista nel livello, cioè scusami. Dio mio, quanto fa strano vedere Crash con... La skin passata, fare quei movimenti là. Allora, un secondo. Io non vorrei... Allora... Fa niente, io ricomincio da capo, faccio il riavvio perché tanto voglio anche provare magari qua, se riesco, a prendere... un secondo che ho visto una cifra un po' che mi ha inquietato. Tanto adesso che ricarico il livello, la vediamo meglio, va?
Perché mi sa che le casse qua sono più di 200. Non vorrei aver visto una cavolata, ma mi sa che le casse qua sono più di 200, forse un 230. Per quell'attimo fuggente che ho visto, 230, mi confermi che è così il gioco? Aspetta, che adesso c'è anche la cutscene iniziale dove Crash balla con la skin qua classica, con poligoni ridotti al 90%. La faccia che fa se ne è a 215. 215 casse in uno, 215 casse, tra l'altro con le difficoltà che possono esserci nel trovarle. Bene. Tanto mi manca il Dingo Dare con 400, quindi prepariamoci al peggio. Aspetta, qua niente. Allora, l'atmosfera già da qui mi piace moltissimo. Una New Orleans così. Vabbè, una non New Orleans, anzi. No, se questo quindi uno dei livelli che ho visto già in altre live, anche tipo quella di Calliope Mori qualche tempo fa, che era bellissimo. Perché allora l'ambiente è questo, però magari un livello prima di quello lì, quello era splendido, favoloso, quello con tutto, con la sezione laterale dove si va con tutti i pianoforti giganti, bella da vedere, anche bella da giocare. Però vediamo, mi domando come apparirà su Switch a questo punto, perché molto curioso. Aspetta, già iniziamo. Aspetta, non è che... No! Perché? Ah, mi sa che c'è il balcone, ecco perché. No, perché voglio vedere se magari c'è qualcosa là. Già cast è qua così, già cast. Oh, mi sa che forse è questo il livello. C'è la parata, ci sono questi qua. Mi sa che è questo. Sì, dai. Ma sì, riavvio. Cioè, scusate, va bene. Allora, ultimo riavvio, perché è l'inizio. Dai, è l'inizio. Se rimuoio però qua, vado avanti e basta. Almeno questo concedetemelo, visto che c'è il nastro nostalgia. Proviamoci almeno un attimo. Ultimo tentativo e poi andiamo avanti e basta. Ok. Saltiamo. Bella lì. Oi, con calma. Allora, Crash, però una domanda. Di lato, dove stanno le tue pupille? Perché non si vedono. Ce la facciamo? Sì. E questo è il livello. E questo qua, sì, e questo qui chiaramente. Che ti lamenti tu? Oh mamma. Checkpoint. Ah, allora, prima di tutto prendiamo il nastro, sì. Il nastro flashback, perché nostalgia lo chiamate? Sì. C'è altro qua? No. Che vai via anche tu. Ok, altro andiamo. Non mi fido di te, quindi sei inquietante. No! No, le casse, no! Meno male. Tanto il nastro l'ho preso, quindi non c'è problema.
perché non pensavo. Almeno le ca... almeno qua le ca... meglio. Ormai andiamo avversi anche. Però niente. Vai. 44, 45, 46. Perché pensavo che fosse un nemico da eliminare, non che ti inviasse e che ti mandasse là. Allora, aspetta. Se non sbaglio, in realtà poi c'è una cassa. Allora, se non sbaglio, o in questo livello, in uno molto simile a questo, vabbè, dello stesso ambiente, c'è una cassa nascosta che non vedresti mai, no. Vabbè, a parte che non ho visto il nido, ma a parte quello, c'è una cassa molto nascosta, forse qua, o in un altro livello molto... Aspetta, non è che forse... No, non è quella in alto. Perché comunque è una cassa in alto, da quello che so, da quello che ho visto in altri video. Forse era Enfield che l'ha mostrata. Che ha mostrato anche un'altra cassa nella palude. Aspetta, cos'è che... chi è? Ah, vabbè, quello lì. Oh, no, ok. Vediamo meglio. C'è cassa da qualche parte qua? No, non mi pare. Non credo. No, non credo. Spero. Spero veramente. No, mi sa che è da un'altra parte. Per poco non me ne andavo sul nido. Allora, 49. Adesso possiamo andare avanti, spero. Avanti, cannone. Uomo cannone, sparaci. Ma guarda che prende anche il ritmo. Poi comunque le gemme nascoste qua. Nascoste sì. Sì. Aio! Sì, dovevo aspettare un po'. Dovevo aspettare di scendere. Ecco, così. Aspetta, perché voglio capire qua un attimo. Ammazza, ma ciao! Ma ciao, pallone gigante di Crash falso, ma ciao! Oh oh! Via subito! Allora, qui le texture che sono state ridotte le si notano, perché guardate qua gli occhi del teschio. Però, devo essere sincero, il colpo d'occhio anche su Switch c'è tanto. Non come su PS4, Xbox One, figuriamoci su PS5, Xbox Series. Però, c'è, però c'è. Allora, vado. Aspetta. No. Igao. Ci ho provato, ci ho provato. Sì, sì. Vai. Sì. Ok. Eccolo il piano. Non c'è altro. Una fuoco che sarà inutile comunque. Meno male. Ok. Tutto non sango. Versi a caso di nuovo. Ok. Poi via. Calma. No, vabbè, attendiamo poi ancora con più calma. Adesso invece, decisione. Vai. Sì. Ciao Le Charles. Oh. Suo emulo. No. Ok, sparisci prima. Ok, male. Perfetto. Opa. Sì. Sì. Meno male che ho pensato subito di fare con il salto da covacciato. Vai via. Poi. Sì. Qui.
sì. Sì. Perché abbiamo la piattaforma qui? Ci sarà un senso? Aspetta. No, non è che magari tipo appare una gemma nascosta così. Vai. Ma tu guarda la piattaforma qua delle del bonus. Ma tu guarda. Casse, però mi sa che si soffrono queste 18. Ah, tra l'altro fasi. Pupa. Ok. No! No! Ciao! Dai! Vai! Se soffre qua! Scemo anche io! Tu guarda pura sul carto. Se non sbaglio pura c'è anche. No, c'è l'orso polare, ma mi sa che pura non c'è. Vabbè. Sì. Un attimo. Sì. No. Ui. No, non credo che si torni qua, spero. Quindi ok. Sì. Sì, no. No. Sì. Con calma. Con calma, con calma. Un secondo. Ah, ok, perché ho già attivato. Okay. 15. Cos'è che manca? Ah, quindi c'era. In effetti scemo io c'era. 1, 2, 3, 4, 5. Possiamo tornare. Oia. Sì. Sì. Sì, così. Sì, così. Siamo a metà casse del livello. Un po' oltre la metà. Un attimo. Ok. Allora, forse è qua la cassa strana che non si vede, che non si può vedere normalmente. La gemma! La gemma nascosta là! La vedo! La vedo! Quindi devo salire. Vabbè, poi si sale. No, no. Tanto. Ah, si sale là. Poi. Sì. Io torno indietro un secondo perché forse la cassa di tutorlo è da quella parte. Perché? Scusate, aspetta. Facciamo una cosa. No, non è. Voglio capire perché, ripeto, se non sbaglio, è in questo livello. Non so se sia questa la sezione o comunque in questo livello che c'è una cassa molto nascosta. Che fa dannare, che fa veramente smadonnare. Per poco non prendevo il mitro. No, è in una sezione tipo questa, quindi tra i palazzi. Se non voglio è nascosta vicino a un balcone. Però non la vedo. Speriamo che non sia qui. Se no,
Bene. Va bene. Poi. Ok. Ok. Cosa facciamo? Beh, noi dobbiamo inciamiare aia pompa. Perché l'ho fatto? E continuo tra l'altro a inventare versi. Oi. Sì. Sì. Perfetto. Ok. Non è che qua spero. No, no. Intanto prendiamo la gemma dopo ci siamo. Oh. Sì. Ah, oh, ma tanto la gemma l'ho trovata, l'ho presa, quindi fa niente. Fa niente. Uia. Bene. Sì. Ok. Poi. Un attimo. Una pausa. Quindi non è qua l'altra gemma, siamo sicuri? Siamo sicuri che non sia qui l'altra gemma nascosta? Mi sa di no. Mandaci, mandaci un mocannone, vai, 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 vai. Mandaci là. Checkpoint. Un altro? Oh. Sì, non male in tempo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, e con le fasi qua? Bene. Oh, un minimo di favore. Sì. Oh, cavolo. No. Sì. 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 No, dovevo sfruttare il rimbalzo là. Non l'ho fatto perché boh. Su mio. Vai, Crash. Uomo cannone. Al quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Sì. Au. Ai, 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 ai. Uffa. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Forza, 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 forza. Tanto comunque la cassa l'ho persa. Mi sa che era da quella parte. Ma non l'ho vista comunque. Andiamo. Sì. No. Ah, perché? Perché? Buono, questo meno è buono. C'è fase, c'è fase. Madonna. Oh mio Dio, l'inquietudine. Oh mio Dio, l'inquietudine. Quando il blocco là è fuori fase, l'inquietudine. Si vedono i denti. Oh mio Dio, l'inquietudine. Scusa. No, più che altro i denti stanno anche nel momento. Però non vedi anche il re. Oh mio Dio, l'inquietudine. Non vedi l'osso del dente che è dentro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, l'inquietudine. Oh mamma. Perdonami. Ma mi devo comunque sfasare. Allora, con calma. Ok, va bene. Ma c'è qualcosa qua? No, spero. Sì. Allora, intanto checkpoint comunque sia, perché non rischio in maniera troppo stupida. Però
Non è che c'è... No? No, io veramente mi devo piegare qua per vedere dove cacchio stanno le cose. Avanti, uomo cannone! Alla quinta battuta, come sempre! 1, 2, 3, 4, 5! Oh, oh, bene! Qui si soffre, perché... Giù! Giù! In effetti non avevo un livello con le rotaide, un po'. 1, 2, 3, 4, 5! Live and learn! Sì, devo vivere e imparare, perché qua ho fatto il salto molto troppo. Sì, vai! 3, 4, 5! Open your heart! No, basta. Ecco, non mi ricordo più il tasto per... se non sbaglio è il dorsale qua destro. 3, 4, 5! Night of the Wind. Perché non mi viene? Come? No, come? No, forse Y. Non mi sta venendo più il tasto per fare. Per scendere. Per. Vabbè. 3, 4, 5. Basta citazioni ai Crash Port. Comunque canzoni Crash di Sonic in generale. Qual è il tasto? Non mi viene il tasto qua, accidenti. Non ho il tempo. Qual è il tasto qui? È A. Non mi ricordo più. Sì, A. Ok, ce l'abbiamo. Adesso sì. Vabbè, qua ho provato delle cose un po' strane, ma vabbè. Pensavo. Quasi. Oh cavolo. Oh cavolo, le fasi anche qua bene. Benissimo. Meglio. Oggi veramente, in effetti, da quello che vedo c'è anche molto spazio sopra la mia testa. Ok. Sì. Vabbè, la parte qua è una cavolata. Quella finale è una cavolata. Quando capisci com'è, è una cavolata, in effetti. Oh, ancora. Io comunque mi sa che ho mancato una cassa. O forse era un altro livello. Spero che fosse un altro livello, perché veramente. Dico, la cassa lì nascosta. Dai, di nuovo. Abbiamo anche la band qua. Poi. Sì. Non mi freghi. Mi freghi invece. Sì. Sì. Così. Nitro. Ma infatti, perché salto se la nitro è giù? Perché? Sì. Con calma qua, sì. Madonna. Dio mio. Gli occhi. Quindi non era questo livello, era un altro. E ho preso, tra l'altro, ho preso anche il nastro. Era un altro allora il livello con la cassa nascosta molto, in modo molto strano. Ambiente molto simile, ma deve essere un altro. Io mi ricordo che c'era una cosa del genere. Ma vieni. Io a questo punto finisco con gusto. Non me lo... Ah, perfetto, finisco con gusto. Con gusto.
con un livello flashback, con un naso nostalgia. Vabbè, naso flashback perché li chiamo nostalgia. E test per l'affinità Wumpa. Va bene. Ma andiamo. Terminiamo così, con sofferenza. E vediamo un po' anche le casse da quanto sono. Per curiosità. Ah, 160. Ok, vai. Qui livello musica del primo livello di Crash 1. Proprio andiamo sul classicissimo estremo. Il soggetto risponde favorevolmente ai Wumpa dopo aver rifiutato ogni altro cibo. Embrio, lo straccio! Eh certo, perché basta uno straccio per rimettermi in sesto, no? Totalmente a pezzi. Basta uno straccio, però. Cortex è la casalinga che non ti aspetti. Sì. No, ho sbagliato, ho fatto una cavolata. Un'enorme cavolata. Una cavolata estrema. Vai. Sì. Tre, poi via. Tre, poi via. Non pensavo, perché temevo. Mi ero reso conto di essere troppo lontano, ma alla fin fine ce l'ho fatta. Ok. C'è una piattaforma qua. Ce ne sono un po'. Molto strano. Molto strano. Portami un frutto Wumpa. L'ossessione del tempo ti ha fatto venire voglia. La fame è niente, stando. Ma padrone, la tua famiglia. Ah, ma è anche allergico. Come puli? Cioè, scusami, Cortex, un attimo. Cioè, tu magari vomiti, hai delle esplosioni per l'allergia e poi Embrio pulisce. Ecco perché nel 2 si vendica Embrio. Ma perché poi adesso è di nuovo... Sarà diventato Embrio molto più calmo e tranquillo, molto più accettante dove è scritto la mente. Oh. Un, due, tre, quattro. Sì. Quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, sotto. Me lo fa, no? Dovrebbe fare. Posso anche controllare qua. Oh, non mancano molte, Con calma qua, Adesso! Posso essere sincero? No, a parte che è meraviglioso. Molto più facile questo che era il terzo nastro, credo, che ho preso, rispetto al secondo, molto più facile. Anche perché in effetti c'erano più piattaforme sulle quali poggiarsi. Anche quello aiuta. Molto più facile, ma tanto, tanto, tanto. Non pensavo. Ok. Per questa sera direi che va bene anche così. Ma sì, siamo arrivati a... quant'è? 50? È 40 da 50. Per questa sera va bene così. Io sto caricando ogni giorno, adesso ho ripreso dopo la settimana di pausa, le puntate delle scorse, delle ultime puntate scorse. Quindi a breve avrete anche l'inizio della serie dedicata a Crash. Poi come la programmazione, domani si torna con Super Mario 3D World di Bowser Fury, che siamo arrivati molto vicini alla fine anche a 3D World. Poi venerdì dalle 2:30 fino, vabbè, per un'oretta e passa. Saremo di nuovo con Crash. E poi la sera alle 22 si va con Monster Hunter Rise. Si fa all'inizio Monster Hunter Rise.
Quindi vi ringrazio tutti coloro che saranno passati qua. Vi ricordo di iscrivervi se vi è piaciuta la live di questa sera. Qua nel frattempo Cash balla con la skin qua classica. Se vi è piaciuta la live di questa sera, iscrivetevi al canale, così da essere sempre informati sulla programmazione. Potete anche seguirmi su Twitter per essere sempre informati sulla programmazione stessa, sui possibili cambi, ma anche per update in generale per tutto MPTV, quindi per il canale di Twitch, per quello degli archivi, ma anche per il canale MPTV stesso di YouTube. E nuovamente vi ringrazio anche quelli che magari vedranno su YouTube, e ci vediamo alla prossima, cioè domani sera. Tra l'altro, da notare che mi sa che il prossimo livello è questo, devo vederlo un secondo, un attimo, giusto per chiudere come si deve. Il prossimo livello incontriamo Sua Maestà Dingodile. Sarà molto interessante. E su questo direi che possiamo anche staccare. Stacca se stacca.